Ciao ragazzi, ieri ho visto il nuovo video di Be Curious intitolato Come avere successo con una ragazza. Ieri sera mi sentivo molto triggerato vedendo il livello infimo veramente del video e i soliti commenti da bimbi minchia che il video manco l'hanno visto, tipo metti like se sei single. Ora mi sono un po' calmato e sono qui per dirvi pacatamente che magari prima di fare un video su un certo argomento sarebbe bene almeno un minimo intendersene di quell'argomento che si vuole trattare. Invece i nostri cari Infinito, Be Curious e compagnia cantante insistono nel volere trattare argomenti di cui non hanno la minima conoscenza. Ma partiamo con l'analisi del video in questione, vediamo quali sono questi 5 punti e partiamo con un punto che condivido abbastanza. 5. Non essere troppo geloso e pressante. Perché una donna ha i suoi spazi, eh sì, e può fare delle cose anche senza di te, ma davvero. Se va, tipo, a una festa di sole donne, non stare a mandarle un messaggino ogni 5 minuti. Guarda un po', le amiche non diranno ma come sei fortunata, è un ragazzo che ci tiene veramente a te, ma anzi, ti prenderanno per uno sfigato psicopatico e lei sarà molto imbarazzata. Tutto verissimo, l'unico problema è, se lei è la tua fidanzata, per quale motivo dovresti essere geloso o dubitare di lei? Cioè, ok che ti dispiace perderla e ci tieni, ma questo cosa c'entra con chiamarla ogni 5 minuti e guardare i messaggini che scrive? Ma stiamo scherzando, ragazzi. Questo è un atteggiamento da stalker e non è normale. È il solito atteggiamento da individuo patetico e penoso. Sembra che voi diate per scontato il fatto di non piacerle e che se sta con voi lo fa, non so, controvoglia per non si sa quale motivo e che quindi se non la controllate ogni minuto della sua vita lei alla prima occasione non veda l'ora di andare a letto con qualcun altro. Che schifo ragazzi, davvero, e che pena. 4. Non sparire. Qui dice che non dovete sparire del tutto quando non siete insieme, ma nemmeno chiamarla di continuo, e che non è necessario stare ore al telefono con lei, ma magari qualche minuto, sì. Vabbè, roba veramente da ritardati mentali e ci tornerò alla fine del video. 3. Non essere Mister Perfettino. Mister Perfettino, no. Non devi ambire alla perfezione perché tanto poi non ti riesce. E grazie al cazzo sei un ragazzino segaiolo che guarda le top 10 di Be Curious. Non sai nemmeno una ragazza com'è fatta, sei pieno di paure e di complessi esistenziali. Ma cosa vuoi fare, il perfettino, e pianificare la serata perfetta? Non essere ridicolo, su, lei si accorgerà che tu stai recitando una parte. A proposito, lo sapete perché non dovete recitare una parte, perché è importante questo? Ve lo dirò io dopo, ma andiamo avanti ora. 2. Poche domande, ma ampliate. Ma io direi poche idee ma confuse. O Be Curious, vabbè che viene dall'Uzbekistan o dove cavolo, ma cosa vuol dire poche idee ma ampliate? Comunque, nello sviluppare questo punto dice un po' di cose ad aria infusa, ma il concetto che vuole esprimere è che quando parli con lei non dovresti farle mille domande diverse, ma partire da un argomento e svilupparlo. Non si capisce se sei con la tua fidanzata o con la tua professoressa di italiano, ma vabbè. Un po' di coraggio che siamo arrivati al punto 1. Ascoltala e guardala negli occhi. E magari ogni tanto trombatela pure, scusa, in tutta confidenza. Allora ragazzi, cazzate a parte, vi spiego io come funziona la vita. I canali tipo Be Curious, Infinito, Cubi, The Zapper, eccetera, sono canali italiani che prendono i loro contenuti traducendo dei canali americani, che sono The Richest, The Talco, Factsverse. Questi ultimi già non ci capiscono niente di donne loro, figuriamoci quelli che seguite voi, che sono delle copie spesso tradotte male. Questo video di Be Curious non dice praticamente niente, a parte una serie di consigli tra mille virgolette che io non mi sentirei di dare nemmeno alla persona più imbecille e alienata di questo mondo per paura di offenderla. Ma davvero voi ragazzi siete così disagiati ed alienati da non riuscire ad affrontare una normalissima conversazione con una persona senza diventare isterici, ossessivi, compulsivi, sparire dalla faccia della terra, guardare da un'altra parte, essere presi da manie di perfezionismo? Ma andiamo, lei è una persona, parlateci come parlereste a un vostro amico qualunque. Tanto mica sta con voi per parlare, sta con voi perché gli piacete. Lo so che sembra impossibile, ma è la normalità. E se volete sapere come piacere una ragazza, guardatevi ma i miei di video, anche quelli della playlist top 5, top 10, dove per culo i video di Infinito, The Zapper, e anche quelli degli youtuber americani, ma soprattutto quelli della playlist Scimmioni e Oche.
Poi per carità potete dirmi che sono un cesso con le eliche, ho una voce di merda e una sigla oscena e loro sono più fighi di me. Ok, ma facessero allora un video come avere successo su YouTube, non con le donne. Ma veniamo ora al punto fondamentale per voi. Se vi chiedete in continuazione cosa dovete dire, cosa dovete fare, come dovete essere per piacere ad una donna, sarete sempre per definizione il tipo che non piace a nessuna. Il tipo insicuro, privo di una personalità propria, una ameba informe e ripugnante. Sappiate quindi che la ragazza che vi piace così tanto bacerebbe chiunque in questo mondo meno che voi. Quello che una ragazza vuole non lo sa nemmeno lei ed è giusto così. Perché quante volte è capitato che una dicesse mi piace un tipo così e poi si mette con uno che è totalmente diverso? Questo perché una donna non sceglie da chi essere attratta, è una cosa che le capita e non dipende dalla sua volontà. Per questo è inutile cercare di convincerla o peggio ancora di comprarla. Quindi, invece di chiederti come devo essere, comincia a chiederti ma io come voglio essere? Ed è qui che viene fuori l'uomo che è in te. Tira fuori te stesso, la tua personalità e il tuo tipo, qualunque tipo sia. Non importa. Certo, magari un tipo pieno di tatuaggi, motociclista che suona la batteria in un gruppo heavy metal piacerà a molte ragazze, statisticamente. Ma se a te non piacciono le batterie e le moto, fregatene. Devi essere anche realista quando ti poni un obiettivo. Se sei alto 1,20 m non farai mai il modello. E se sei rachitico dovrai passare parecchi mesi a faticare in palestra prima di diventare un palestrato. Ed è sempre inutile recitare una parte che non è la tua perché uno, verrai scoperto prima o poi. Due, dovrai fare una gran fatica tutto il tempo. E tre, frequenterai sempre donne che ti faranno stare male. Ma non preoccuparti, anche se il tipo che vuoi diventare, che corrisponde veramente alle tue intime passioni, è un nerd semiassessuato e vegano, stai sicuro che ci saranno delle ragazze attratte da quel tipo. L'importante è che tu sia almeno visibile, sennò la ragazza adatta a te non potrà mai vederti e riconoscerti. Insomma, prima di pensare di poter attrarre qualunque donna, devi prima fare pace con te stesso, capire chi sei, come sei, cosa vuoi dalla vita e sviluppare una tua propria personalità. Smetterla di essere una banderuola pronta a seguire qualunque moda e a fare qualunque cosa nella speranza di ottenere chissà cosa e chissà quando. Una persona che sa chi è e cosa vuole dalla vita non sta lì a contare i minuti passati al telefono e cazzate del genere. Esprime semplicemente se stesso e quando incontra una persona adatta a lui semplicemente si gode la sua compagnia e tutto avviene naturalmente. E può essere così anche per te. Una donna non ha bisogno di chissà che cosa, credimi. Ok bambini, ciao e alla prossima.